Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, io sono Giulia. Io Sofia. E oggi siamo passati davanti all'edicola e abbiamo visto questo, che è lo schifido shaker Frizz Slime. Questo barattolino, quello dei che sono i barista. I barista. All'interno possiamo fare lo slime. Vi consigliamo di prendere il magazine perché qui c'è scritto tutti i procedimenti. Qua non credo ci sia scritto. Non voglio aprire. Forse c'è. Beh, comunque prendete perché ci sono anche un sacco di altre curiosità. Noi l'abbiamo presa arancione, altrimenti c'era giallo. Però dentro non c'è lo stesso colore. Infatti c'è arancione. Il barattolino è giallo, arancione, rosa, viola, verde e azzurro. Però dentro i colori cambiano e noi non vi svegliamo niente. Di che colore sarà questo? Noi lo sappiamo, ma non ve lo diciamo. Sì. Allora, prima andiamo ad aprire. Quanto è soddisfacente togliere la pellicola. Ce n'è ancora? Sì. Faccio anche... Ecco. Aspetta. Ecco qua. Allora, all'interno c'è... questo coso qui, questo barattolino così che ho aperto. Ah, wow! Allora, c'è una pallina che voi non vedete bene di che colore è. Fa da involucro. Quindi dammi c'è questo. Lo stesso la ricetta. Che già l'ho messo. Per andarla a montare dovete semplicemente mettere questa manovella sopra qui. Così, aspettate, vabbè, lo monto e poi vi saluto, sì. Lo monto e poi vi faccio vedere. Ragazzi, era un po' duro da montare, ma ce l'ho fatta. E devi venire una roba così. E poi metto ora, come aspetta, si apre? Aspetta, seguiamo le istruzioni. Qua dice, guarda che è più grande. Importante, gioca su un piano lavabile. Allora, preparare 100 ml di acqua a temperatura ambiente. Aspetta, non utilizzare acqua fredda. Noi abbiamo già visto il procedimento, infatti abbiamo preparato 3 bicchieri. Qua 50 ml, qua 50 ml e questo è vuoto. Guardate il perché. Ok, allora, versa in un bicchiere a parte. Allora, fate insieme. Preparare 100 ml d'acqua, ok. E l'abbiamo preparata in queste divise. Poi, versa l'acqua in un bicchiere a parte. Dopo aver rimosso la protezione di plastica, e sembra tipo la consistenza delle bombe da bagno. Non mettetela in acqua, mamma mia, noi l'abbiamo trovata un po' tutta briciolata. Allora, versa 50 ml gradualmente, molto lentamente all'interno di questo. Andiamo. Ah, prima di versare l'acqua, ha messa la pallina, però vabbè. Vedete, già messo l'acqua, la togliete e mettete la pallina. E va messa sopra piano, solo 50 ml. Quindi, vai Sofia, versa piano. No, molto cercando di evitare che il composto esca. Non promette nulla di bene. Aiuto, ferma. Fermati, coso. Ecco. Fermati. Fermati. Cosa? Non so se si può toccare, quindi voi non toccate. E non è che qua mi è rimasta ancora un po' d'acqua, la dovrei versare, ma come no, faccio? Giusto. Ah, ok, l'abbasso, quindi verso. Ok. Ora...
Chiudi con il coperchio e mescola per pochi istanti, quindi per io poco. Io voglio mescolare. Per poco, vai. Sembra già più slime. Aspetta. Posso? 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 Aspetta. Basta, sennò questo. Ok, per pochi istanti, quindi. Successivamente versa direttamente gli altri 50 ml, richiudi il coperchio lasciando riposare per 5 minuti. Quindi, versiamo. Oh cavolo, stiamo sporcando tutto. Speriamo che non va. Ecco. Sì, vabbè, la maggior parte dell'acqua è andata fuori. Dai, metti. Aspetta. Adesso arrivi. Bisogna essere molto bravi per fare questo procedimento. È un esperimento. Non proprio. Vado verso quello che succede, succede. Mamma, non uscire per... Ferma, Sofia, non soffiare. Vai giù con basta. Perché? Oh, cavolo, ti sta uscendo? Ma perché devi metterlo giù? Non uscire. Giulia, non uscire. Toccare niente. Ma non può fare niente, poi devi toccare lo slime, non fa niente, no? Ok, sta scendendo. Ma perché vuoi che scende? Perché come faccio a versare? Manca ancora. Ok, vabbè, ho messo tutto. Ora chiudiamo senza mescolare e lasciamo riposare per 5 minuti. Oh cavolo, sento una pallina. Quindi ragazzi, ci vediamo fra 5 esatti minuti. Ragazzi, sono andata avanti a leggere la procedura ed è abbastanza lunga. Perché poi dice, successivamente mescola energeticamente il composto per 5 minuti, quindi siamo già a 10 minuti. Ma esce di... tutto. Sì, vabbè, lasciarlo fermo. Poi lo scriveva. Poi lascia riposare per mezz'ora, quindi 30 minuti. Poi togli lo stendere e lo schifo e manipolo con le mani. Ma si manipola. Manopolalo. Con le mani per 5 minuti. Quindi ci vuole un po'. Noi adesso stiamo ancora aspettando i 5 minuti. Boh, non tocco, ci vediamo dopo. Sta uscendo tutto. Le cose sono due. O farò un video lunghissimo, oppure, cosa molto più semplice, dividerò il video a due parti, ma credo che farò un video lunghissimo. Ragazzi, sono passati circa altri 2 minuti dall'ultima volta e qua sta uscendo tutto. Che non so per quello che c'è superficie lavabile. Cioè, pensate, non leggete, fate una cosa, una statua, poi ti ritrovi con tutto quello che esce. Vabbè, ci vediamo dopo. Comunque ragazzi, ormai avete scoperto di che colore è lo slime, viene viola, quindi è un po' a sorpresa. Infatti ora ve lo leggo, dentro il contenitore arancione e giallo, no, dentro quello arancione c'è lo slime viola. Dentro quello giallo c'è lo slime rosa. Dentro quello rosa c'è lo slime giallo. Dentro quello viola c'è lo slime arancione. Dentro quello verde c'è lo slime azzurro. E dentro quello azzurro c'è lo slime verde. C'è un po' di confusione. Non si capisce niente. Però è più divertente. Perché uno mica si ricorda. Quindi tu ne prendi uno e non sai che colore ti capita lo slime. Certo, se ne hai già uno ti porti la checklist. Aspettiamo. Quando ci metterà? Manca ancora poco. Beh, tipo, queste qua sono le bollicine da slime che si sta formando. È viola! Ok, ragazzi, non era partito il video, quindi non so se ve l'ho già detto, nel dubbio ve lo ridico. Sono passati 5 minuti, quindi ora andiamo a vedere. Ah, ci sta. Mac. Ho fatto un danno. Ma non si sta formando? Sì, dobbiamo mescolare ora che si forma. Ora voglio andare a mescolare energicamente per 5 minuti. Ci vediamo tra 5 minuti. Dopo 5 minuti di girare. Di mescolare. Sì. E ora dobbiamo vedere. Se la pallina che abbiamo messo all'inizio non si è ancora sciolta, la dobbiamo spezzettare con una matita o qualcosa del genere. Si sta formando. Sì, c'è ancora qualche rumore, quindi con questa penna in perfette condizioni
Andiamo a spaccare. Fa vedere se c'è ancora questa. Io voglio provare a mescolare. Mi puoi dare un attimo quella... Aspetta, diamo ancora la palla. Aspetta. Mi puoi dare... Dammi questo coso un attimo. Devo prendere la palla. Guardate, non è ancora pronto. Ok. Voglio provare a mescolare un attimo. Aspetta, sì, non preoccuparti, poi ci sarà da mescolare. Ma adesso voglio mescolare. Ecco qua la nostra palla. Ancora? Eh sì. Aspetta. Adesso la spappoliamo. Poi si mescola. No. Poi dobbiamo aspettare per 30 minuti. Ma questo lo scoprirete nel video di domani. Quindi cosa devono fare, Sofia? Mettete like. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun video e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao! Ciao.